Benvenute e benvenuti a tutte e a tutti a nome della Fondazione Serughetti La Porta. Con la conversazione con la dottoressa Marina Sozzi, che ringraziamo vivamente per aver accettato il nostro invito, diamo inizio oggi al percorso sulla morte e il morire, che abbiamo intitolato Parole per dire la morte. Percorso che la Fondazione ha elaborato e organizzato a partire dalla riflessione sull'esperienza della pandemia che la nostra città ha vissuto lo scorso anno in modo particolarmente drammatico. Rispetto al nostro modo più diffuso di pensare alla morte, la pandemia ha avuto un impatto, molto forte a livello sociale, culturale, esistenziale. Sgomento, smarrimento, percezione di una cesura. La pandemia ci ha costrette e costretti a fare i conti con qualcosa su cui non avevamo riflettuto abbastanza. Ci ha posto in un certo senso un problema di educazione alla morte. Abbiamo chiesto alla dottoressa Marina Sozzi di aiutarci a riflettere su questi temi perché il suo profilo professionale molto ricco e articolato, unisce una forte componente teorica a un'esperienza più concreta presso istituzioni e associazioni che si occupano dei vari aspetti inerenti alla morte e il morire. Filosofa di formazione, opera attualmente presso il Centro di Promozione Cure Palliative all'interno della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, dove svolge attività di sensibilizzazione e di promozione culturale sul tema delle cure palliative. È stata docente a contratto in tanatologia storica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino e ha effettuato poi varie altre esperienze di didattica universitaria in diversi master. Ha partecipato a conferenze, convegni, attività di formazione presso varie istituzioni e associazioni. Collaborato con alcune società scientifiche e per alcuni anni ha diretto la Fondazione Ariodante Fabretti di Torino. Tra le pubblicazioni, che comprendono numerosissimi articoli per riviste e diversi volumi, ricordiamo due dei suoi libri più recenti: Reinventare la morte, introduzione alla tanatologia, per la terza del 2009, e Sia fatta la mia volontà, Ripensare la morte per cambiare la vita, per Chiare Lettere del 2014. Ultima informazione, dal 2012 tiene un blog che molto significativamente è intitolato Si può dire morte, uno spazio di riflessione per condividere il dolore, il morire e il lutto. A questo punto, le diamo la parola. Abbiamo intitolato la nostra conversazione Riorientare la vita riconoscendo alla morte il suo spazio e le rivolgo la prima domanda. Perché è così difficile nella nostra società trovare le parole per parlare della morte e del morire? Sappiamo che non è sempre stato così nella storia. Qual è stato storicamente, come è cambiato nel tempo l'approccio alla morte, il rapporto tra vita e morte negli immaginari culturali occidentali? Beh, intanto io voglio ringraziarvi moltissimo per questo invito che mi ha fatto estremamente piacere e grazie per questa presentazione eccessiva forse. La prima cosa che mi viene da dire rispetto a questa domanda, perché è così difficile trovare le parole per parlare della morte, mi viene subito da dire che le parole sono le cose, cioè hanno uno stretto legame con le cose e se non abbiamo le parole è perché in realtà abbiamo poca elaborazione sul tema della morte, poco pensiero nella nostra cultura. Ci sono state culture
ed epoche storiche anche nella nostra cultura in cui vi era molta maggiore familiarità con la morte, mentre nella nostra cultura, scriveva Bauman, estremamente interessante la sua lettura, la nostra cultura, diceva Bauman, decostruisce la morte, cioè cosa vuol dire che la decostruisce? Cioè la scompone nelle sue cause. E scomponendola crea l'illusione che ciascuna di queste cause possa essere eliminata dalla medicina. La domanda di cosa è morto ci parla proprio di questa lettura della morte che dà la nostra cultura. Si tende sempre a pensare che anche se c'è un si muore che intellettualmente tutti comprendiamo, quella specifica morte poteva essere evitata. Quindi si muore, d'accordo, ma non io, non ora, non qui. Cioè, quindi questo è un po' l'approccio globale della nostra cultura al tema della morte. E devo dire che il nostro rapporto con la morte è cambiato soprattutto nel corso del Novecento. Le ragioni che l'hanno fatto cambiare non sono di per sé negative, adesso le esamineremo brevemente, ma certamente hanno fatto sì che in qualche modo noi arrivassimo ad avere un rapporto con la morte più complesso che non precedentemente. Intanto viviamo molto più a lungo. Tra l'inizio del Novecento e la fine del Novecento la vita umana si è allungata come mai si era allungata precedentemente, soprattutto in Occidente naturalmente. Abbiamo cambiato il luogo della morte, moriamo in ospedale e questo fa sì che sia entrata, diciamo, nella gestione della morte, che viene quindi delegata alla medicina, quella pretesa di onnipotenza che noi da un lato attribuiamo ai medici e alla medicina, ma dall'altro lato che anche come cittadini abbiamo nei confronti della medicina. È vero che la medicina ha questa volontà di essere sempre in grado di salvare, no? Sempre in grado di impedire la morte, e quindi di questo si è moltissimo parlato nei decenni scorsi, ma nello stesso tempo bisogna anche ricordare che i cittadini si aspettano che la medicina faccia questo, cioè che il medico mi salvi, e se non mi salva vuol dire nella migliore delle ipotesi che è un incompetente, nella peggiore che non è stato abbastanza accurato, cioè quindi c'è tutto un sistema di pensiero che è incentrato sull'evitamento della morte. Queste sono alcune delle ragioni. Poi noi abbiamo vissuto nel corso del Novecento una fortissima urbanizzazione e il ritmo della città ostacola i riti, siamo molto più soli, partecipiamo molto meno alla morte degli altri se non sono nostri familiari, e quindi questo ci porta, insomma, ad avere con la morte, come dicevamo, un rapporto più complesso. Poi dobbiamo citare la secolarizzazione, indubbiamente per via della secolarizzazione i riti funebri sono diventati meno importanti, il sostegno agli altri nel periodo del lutto è diventato meno consueto, c'è stati tanti elementi che ci portano alla situazione odierna. E poi non bisogna dimenticare le due guerre mondiali, perché durante la prima guerra mondiale si è cominciato, intanto la prima guerra mondiale ha visto un'ecatombe terribile di soprattutto giovani uomini che sono morti al fronte,
quasi tutte le famiglie hanno avuto più o meno vicino, ma comunque un lutto, quindi c'è stato un grandissimo lutto collettivo, e questo ha portato a far sì che molte delle usanze che caratterizzavano appunto il lutto nella società vittoriana, che è sopravvissuta appunto all'incirca fino alla Prima Guerra Mondiale, sembrassero ormai fuori luogo, non bisognava deprimere il morale delle nazioni belligeranti, e quindi non bisognava più vestire di nero, non bisogna, cioè tante usanze sono venute meno. Per esempio, una delle cose che è venuta meno durante la dopo, diciamo, la Prima Guerra Mondiale è l'attenzione per la costruzione delle tombe di famiglia che costituiscono i nostri cimiteri monumentali. Non si costruisce più una tomba monumentale se si è perso un figlio, e quindi è da lì che cominciano a nascere quei palazzi di loculi che poi oggi costituiscono il panorama, ahimè, piuttosto brutto e anche abbastanza triste degli ampliamenti nuovi dei cimiteri. La Seconda Guerra Mondiale anche ha contribuito a cambiare il nostro rapporto con la morte, perché effettivamente l'orrore delle catacombe, questa volta anche di civili, per non parlare dell'orrore della Shoah, hanno in qualche modo contribuito a rendere banale la morte nel proprio letto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo tanta morte, dopo tanta distruzione, c'è stato proprio un desiderio delle popolazioni belligeranti, che a questo punto era mondiale la guerra, quindi ha coinvolto moltissimi paesi, a voler uscire completamente dal pensiero della morte, a voler accantonare il memento mori. Quindi io credo che veramente noi abbiamo sentito il bisogno consapevolmente, non si tratta di un tabù, non si tratta di una rimozione, si tratta di una scelta consapevole di evitamento che il Novecento ha fatto per cercare di marginalizzare il pensiero della morte nella nostra vita. Voglio così sottolineare, ci tengo a sottolineare che tutto questo non è moralmente riprovevole, come alcuni a volte sembrano pensare quando parlano di questo tema, ma è poco funzionale per coloro che incontrano comunque la morte nel loro percorso. C'è un'unica eccezione a questo pensiero della morte del Novecento e della cultura delle cure palliative, di cui magari avremo occasione di parlare dopo. Grazie moltissime per questa risposta così articolata e così interessante. Cioè, vorrei riprendere alcune cose che mi sono sembrate particolarmente incisive rispetto al tema delle parole. Quanto lei ha affermato, le parole sono le cose, cioè dove non abbiamo le parole vuol dire che non abbiamo elaborato una cultura, e questa mi è sembrata un'affermazione fondamentale. E poi l'altra affermazione è che viviamo una cultura che decostruisce la morte. E adesso lo riprendo nella seconda domanda, ma il discorso conclusivo, che la nostra è una scelta consapevole di evitamento, una scelta consapevole che poi paghiamo, perché diventa poco funzionale rispetto all'incontro che ciascuno di noi ha con la morte, anche attraverso la morte dei propri cari. Il tema della morte e del morire, allontanato dunque dalla nostra vita, per lo più confinato nell'ambito del privato e delegato alle donne, con l'esperienza della pandemia però è emerso prepotentemente nello spazio pubblico, l'anno scorso in particolare. Allora, la domanda è questa: a suo parere, possiamo ragionevolmente ipotizzare
che questo tempo straordinario della pandemia, costringendoci a riflettere, a interrogarci sul nostro tempo ordinario, rendendo più diffusa la consapevolezza della vulnerabilità, fragilità, mortalità che stanno a fondamento della nostra condizione comune umana, del nostro essere costitutivamente in relazione con gli altri, le altre, essere indipendenti e quindi la consapevolezza della nostra responsabilità personale nei confronti dell'altro o dell'altra. Ecco che questa crescita di consapevolezza e riflessione possa determinare una svolta nella nostra cultura della morte, che ci aiuti a costruire un immaginario diverso, che dia alla morte uno spazio nuovo all'interno della nostra vita quotidiana. Pensa che possa contribuire quantomeno. Personalmente non vedo questo esito intorno a me, purtroppo. Certamente c'è stata una grandissima ondata di angoscia di morte, questo è indubbio, inedita, che non aveva precedenti, che ha coinvolto tutti quanti. E difatti le difese che sono state subito messe in atto sono, da un certo punto di vista, estremamente interessanti. Pensiamo allo slogan "andrà tutto bene", pensiamo ai canti dai balconi, del tutto questo nella prima ondata, pensiamo all'eroicizzazione degli operatori sanitari, agli applausi che sono stati fatti agli operatori sanitari durante la prima ondata di pandemia. Sono naturalmente delle difese, no? Cioè di fronte a proprio a una forte angoscia di morte che ha un po' invaso tutti noi, perché è nessuno escluso. Però sul lungo periodo nulla di tutto questo ha retto. E se devo essere sincera, io vedo invece una diffusa mancanza di responsabilità nei confronti degli altri. L'uso delle mascherine è, secondo me, un po' una cartina al tornasole di questa attenzione che non c'è nella nostra, o c'è non in tutti, diciamo, non nella maggior parte forse. Poi vedo una difesa strenua, un'autoprotezione dall'idea della propria vulnerabilità e dalla vulnerabilità degli altri. Ovvio che non vale per tutti, ed è ovvio che chi era predisposto sicuramente ha messo a frutto questo periodo per cercare, per esempio, una maggiore spiritualità, per cercare dentro di sé le risorse per sormontare questo momento che comunque è stato difficilissimo per tutti, e non solo per il rischio di morire, ma anche per tutto quello che ha comportato in termini di sconvolgimento della nostra vita quotidiana. Però se mi guardo intorno, io vedo soprattutto un grandissimo disagio, una sofferenza molto profonda, molta ansia, una maggiore aggressività e un bisogno fortissimo di tornare alla normalità, di dimenticare quanto è accaduto. Per cui io penso che così come faremo fatica, per esempio, come ne facevamo prima, occuparci del pianeta Terra e della sua sopravvivenza, cioè non sarà bastata la pandemia a orientarci in un'altra direzione, allo stesso modo si dovrà continuare la battaglia per l'educazione alla morte. Forse questo evento in parte potrà funzionare da acceleratore, ma non ne sono certa, perché potrebbe anche funzionare come ha funzionato la Seconda Guerra Mondiale, cioè quando ne usciamo non parliamo più di morte, vogliamo vivere, vogliamo festeggiare, vogliamo ritornare alla nostra normalità. C'è queste due possibilità e non sappiamo ancora dire quale prevarrà, secondo me.
Molto interessante perché contrappone effettivamente, cioè io mi sento personalmente in linea con questa sensazione, con questo che lei dice, cioè contrappone l'ondata di angoscia che ci ha investito, ma come un'ondata e, nella prima fase, e invece l'atteggiamento che è molto meno diffuso, meno di massa, di ricerca dentro di sé delle risorse, mentre è più diffusa l'insofferenza e il bisogno, l'esigenza di ritornare assolutamente alla normalità lasciandosi alle spalle. E, aggiungo solo se posso sì, una cosa brevissima, cioè, ricordiamoci che comunque la mente non va dove non vuole andare e che toccare la propria vulnerabilità non è per niente facile per gli esseri umani, richiede un percorso che non si improvvisa. Ed è per questo, secondo me, che non basta un evento traumatizzante per mobilitare tutte quelle risorse che sono necessarie per poter toccare con mano il proprio essere vulnerabili. E quindi la necessità di riprendere a lavorare sull'educazione alla morte, assolutamente. Le chiedo un'altra cosa. Nel corso abbiamo parlato in generale, ma nel corso delle sue svariate ricerche e della sua lunga esperienza, ha colto delle differenze mediamente tra donne e uomini nel rapportarsi ai temi connessi alla morte e al morire? Secondo lei si può parlare di approcci, atteggiamenti, sensibilità diverse tra donne e uomini riconducibili a ruoli di genere, ai ruoli di genere stratificati negli immaginari occidentali? Penso ad esempio all'esperienza di rapporto con il corpo vecchio, malato, sofferente, in fin di vita. Ecco, mi chiedo se, per esempio rispetto a questo aspetto, ma anche ad altri, c'è differenza, ha riscontrato realmente delle differenze tra uomini e donne in generale. Ma io quello che ho sempre notato è che le donne costituiscono l'80-85% delle presenze negli incontri in cui si affronta il tema della morte o della vulnerabilità o della cura. Quindi non so se questo sia da attribuire al ruolo storico che delle donne che si sono occupate dei morenti sempre in quasi tutte le culture e sicuramente nella cultura occidentale, in epoca moderna. Però io quello che sono più propensa a pensare è che in questo periodo le donne siano forse più flessibili, più curiose, più propense ad affrontare l'ignoto, mentre gli uomini siano in questa fase storica, naturalmente con le debite eccezioni, più in difficoltà, più barricati, quasi spiaggiati, se mi consente il termine, più preoccupati dal venir meno del loro ruolo storico per andare a esplorare la propria vulnerabilità. Perché per toccare veramente il tema della morte, non a un livello prettamente intellettuale, bisogna riuscire ad andare a veramente esplorare la propria vulnerabilità, soltanto che questo processo di esplorazione non è un processo facile ed è un processo che può essere anche estremamente doloroso e ci vuole coraggio. Un coraggio che mi sembra effettivamente di constatare che oggi le donne hanno più degli uomini. Grazie. Quindi esplorare la propria capacità di affrontare l'ignoto ed esplorare la propria vulnerabilità. Come dice l'antropologo culturale Francesco Remotti, che lei cita nei suoi libri, siamo di fronte a una cultura della morte esigua, povera, confinata per lo più, lo diceva già lei all'inizio, confinata per lo più nella dimensione del privato, a fronte ad esempio di una cultura medica molto densa. Lui usava l'immagine del tessuto che lei riporta nel suo libro.
Da qui spesso la delega alla medicina, ma non solo alla medicina, ma anche ad altre istituzioni, della gestione della morte e del morire. Ecco, allora siamo al punto. Come arrivare a costruire una cultura della morte densa, plurale, solidale, per far fronte all'accompagnamento alla morte, alla perdita, al dolore, all'esperienza del lutto e aggiungerei ad affrontare appunto, ad esplorare la propria vulnerabilità, ad affrontare il tema della propria morte. Come arrivare a riappropriarsi della morte come una parte della vita, a renderla più accettabile, per usare una parola che usa lei in Sia fatta la mia volontà, ad addomesticarla? Ma dunque, beh, intanto bisogna dire che stiamo parlando di processi storici di lungo periodo che non si fanno in 5 minuti. Ci vuole tempo, sono processi lenti. Così come lento è stato il processo contrario, no? Si pensi alla cultura vittoriana, seconda metà dell'Ottocento, che è durata almeno fino a tutta la Prima Guerra Mondiale. La cultura vittoriana era una cultura densa dal punto di vista dell'attenzione alla morte, tanto si moriva a casa, poi c'erano delle norme molto rigide per il lutto, si pensi agli abiti a lutto, in particolare della vedova, al divieto di risposarsi, alle visite di condoglianze che tutti erano tenuti a fare a chi perdeva qualcuno, al fatto che i bambini, i ragazzini erano presenti al capezzale dei familiari che morivano, i nonni, i genitori, cioè si riteneva pedagogica la presenza dei bambini al capezzale dei morenti. Altro elemento, il culto delle tombe, no? Poi oggi noi dobbiamo questi bellissimi cimiteri monumentali che ci rimangono. Quindi una cultura densa. C'è voluto tempo per smantellarla. Ora ci troviamo in un'altra cultura, nel corso del Novecento, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri, abbiamo smantellato la cultura densa della morte, l'abbiamo fatto perché pensavamo che potesse essere una grande liberazione non pensare alla morte nel corso della vita, e da un certo punto di vista sicuramente è vero, non nel senso che cioè, poi c'è del buono in ogni cultura, cioè il fatto per esempio che non ci siano delle norme molto rigide nella nostra cultura per quanto riguarda il lutto, è qualcosa che possiamo anche vedere positivamente, soprattutto per la figura femminile, cioè c'è una grande libertà di comportamenti dopo aver subito una perdita. Lo stigma non è molto forte, no? Cioè c'è una maggior possibilità di vivere ciò che effettivamente si sente dal punto di vista emotivo e sentimentale, ma c'è da dire anche che quello che è accaduto è che qualora la morte come dire, non arrivi come è previsto nella nostra cultura, dopo una lunga vita spesa bene, in modo pacificato, eccetera, eccetera, e purtroppo non sempre arriva così, questa aspettativa fa sì che invece chi si trova di fronte ad una morte completamente diversa, improvvisa, in età giovanile, eccetera, eccetera, si trova del tutto impreparato e senza sostegno. Allora io credo che abbiamo bisogno di rivedere questa cultura, appunto perché è funzionale, come dicevamo anche prima. Abbiamo un ariete per fare questa battaglia, e l'ariete è la cultura delle cure palliative a cui accennavo all'inizio, no? Le cure palliative
che sono molto poco conosciute purtroppo nel nostro paese e spesso anche marginalizzate, perché il nome palliativo fa pensare che siano le cure che non servono a niente, molti pensano questo, non conoscono l'etimologia, sappiamo che palliativo invece deriva da pallium, mantello, che vuol dire protezione, e che quindi le cure palliative garantiscono una efficace protezione su tutti i fronti nella, alla fine della vita, soprattutto per i malati terminali di cancro, ma anche per tutte le altre patologie. Noi abbiamo una bellissima legge, che è la legge 38 del 2010, che parla di cure palliative e le istituisce nel nostro paese. Io credo che questo sia uno strumento fondamentale non solo per ciò che fanno concretamente per coloro che affrontano la fine della propria esistenza, e anche per i familiari, che sono sempre considerati dall'equipe di cura parte, cioè il malato e la famiglia sono un'unica unità di cura, ci si prende cura anche della famiglia, quindi anche del dolore dei familiari, anche del lutto, cioè lì c'è tutto un sistema, diciamo, che è in grado di sostenere le persone nel lutto, ma nella cultura palliativa c'è anche una idea che la morte possa far parte della vita e che quindi sia possibile anche non nel momento in cui ci si trova ad affrontare la fine della vita, sia possibile menzionarla e quindi sia possibile affrontare il discorso della propria vulnerabilità e l'educazione alla morte. Vorrei anche dire che data la legge 38, data così l'importanza che hanno le cure palliative per l'accompagnamento alla morte, ci si sarebbe potuti aspettare che le cure palliative fossero coinvolte in modo serio nella cura dei malati di Covid in questa pandemia, soprattutto di coloro che non accedevano alle cure intensive, o perché non c'erano le condizioni per accedere, erano abbastanza gravi per accedere, o perché non le desideravano, ci sono anche state persone che le hanno rifiutate, ecco, lì sarebbe stato fondamentale un intervento delle cure palliative, che invece non c'è stato, le persone sono spesso morte male, soffrendo, soffocate, con agitazione e delirio, che non sono tutti sintomi che le cure palliative sanno modulare, sanno attenuare, sanno controllare, c'è tutto l'aspetto della comunicazione familiare, comunicazione tra colleghi, sarebbe stato importantissimo e non c'è stato, perché non sono state coinvolte le cure palliative, tranne in quei rarissimi luoghi dove un po' per caso, un po' per fortuna, o c'erano già delle cure palliative ospedaliere che non sono state chiamate a intervenire a fianco dei colleghi, oppure ci sono stati dei palliativisti, cioè dei singoli medici, che hanno abbandonato la zona di relativo comfort della cura delle malattie croniche degenerative per andare a lavorare nei reparti Covid, e abbiamo le loro testimonianze, che sono straordinarie, ma sono anche testimonianze di un disastro, cioè prima del loro intervento, cioè veramente di condizioni di cura e di morte estremamente gravose, sia per chi si trovava a essere curato, sia per chi curava.
quindi credo che, ecco, da questo punto di vista sì, credo che questa pandemia ci possa indurre, dovrebbe indurre le istituzioni a dare sicuramente un maggior peso alle cure palliative all'interno della biomedicina. Molto interessante questa contestualizzazione rispetto alle cure palliative e questo suo affermare che come ariete rispetto all'educazione alla morte e a una morte che fa parte della vita, le cure palliative funzionano, soprattutto di fronte alle situazioni di morte improvvisa, morte in età giovanile, nelle quali ci si trova impreparati e senza sostegno a far fronte all'idea della morte. E mi è piaciuto quell'esempio di pedagogia della morte quando lei parlava dell'usanza di un tempo di tenere i bambini in casa invece di allontanarli e usare delle espressioni tipo è andato in cielo, cose di questo tipo, cioè presenza dei bambini in casa di fronte, quando si tratta della morte dei nonni o di altri parenti. E mi viene in mente una cosa che leggevo nel suo libro, appunto, e visto che c'è ancora un po' di tempo, le vorrei chiedere questa cosa. Lei diceva a un certo punto che la dimensione della speranza non è solo legata, come viene spontaneo pensare, alla speranza di guarigione quando una persona è malata, ma si può gestire la speranza anche in altri modi e può essere di infinito aiuto e non viene meno in un certo senso rispetto alla persona e alla persona morente e alle persone che le stanno vicine. Ecco, mi piacerebbe riprendere questo tema. Volentieri, questo è veramente un tema cruciale per le cure palliative, nel senso che si dice sempre che occorre non azzerare la speranza. In questa però affermazione, appunto, c'è un'ambiguità, perché sovente quando i medici parlano di questo parlano di non azzerare la speranza di guarigione. Invece quello che è importante è, da questo punto di vista, cioè sull'informazione che le persone hanno il diritto di avere sulla propria patologia, sulle proprie condizioni, stare nella verità. E qui abbiamo un'altra legge bellissima, in Italia abbiamo delle leggi bellissime, peccato che non le applichiamo. E quindi la legge 219 del 2017 è una legge bellissima da questo punto di vista, che parla per esempio di consenso informato e dice che il paziente ha il diritto di essere correttamente informato sulle sue condizioni di salute, qualora lo voglia, naturalmente. E quindi se il paziente ha il diritto, vuol dire che qualcuno ha il dovere di dare queste informazioni, e questo qualcuno ovviamente sarà il medico, sarà l'equipe dei curanti. Quindi non bisogna confondere la speranza con l'illusione, no? Non bisogna dare l'illusione di una guarigione che si sa benissimo che non sarà più possibile. Quindi nel momento in cui si è, detto ad una persona, e questa persona l'ha anche compreso, assorbito, l'ha fatto suo, che non esiste più una speranza di guarigione, che quindi c'è un orizzonte di avvicinamento alla propria morte, non è finita la speranza, perché sono moltissime le cose che le persone possono sperare anche per la propria fine della vita. In cure palliative si dice
facciamo sì che la morte ci trovi vivi, no? Di essere vivi fino alla fine. Quindi, per esempio, le speranze possono essere tante, ci può essere la speranza di riconciliarsi con qualcuno, ci può essere la speranza di riuscire a partecipare alla laurea di un figlio, al matrimonio di un figlio, a qualche altro evento familiare che si reputa particolarmente importante, cioè quindi di riuscire ad arrivare a quel momento. Ci può essere, che so, la speranza di non soffrire, la speranza di andarsene in pace, la speranza di mantenere la dignità alla fine della propria vita. Le speranze sono veramente tante e possono essere modulate anche con l'aiuto di tutta l'equipe dei palliativisti alla fine della vita, che sappiamo che le cure palliative si svolgono in equipe, e questo è molto importante, nel senso che c'è un côté diciamo fisico delle cure palliative, che è il controllo dei sintomi, ma poi ci sono gli infermieri, ci sono gli psicologi in cure palliative, ci sono gli assistenti sociali che aiutano talvolta a risolvere dei problemi di carattere pratico e che però possono essere molto importanti per un morente, ci sono i fisioterapisti, cioè ci sono terapisti, arte terapeuti e altri terapeuti che come dire, alimentano la speranza fino alla fine, una speranza modulata, però ecco, questo è molto importante, che non va confusa con l'illusione di guarire, quando invece il morente sa benissimo, perché lo sente, di essere alla fine. Grazie. Quindi dobbiamo pensare, cioè rispetto al nostro tema, riorientare la vita riconoscendo alla morte il suo spazio. Dobbiamo pensare, come sempre nei cambiamenti culturali, a processi di lungo periodo, di tempi lunghi. Il cambiamento culturale, del resto, ci dicono gli antropologi, è il più lento, no? È il cambiamento più lento. E, ecco, darci da fare, augurarci che se c'è adesso e ci sarà un periodo in cui ci si rifiuta, si tende a buttarsi dietro le spalle il passato tormentoso e voler dimenticare, ecco, che invece si possa pian piano cercare di guardare dentro di sé e accettare la propria condizione mortale, la propria condizione umana mortale legata in relazione con tutte le altre persone che ci stanno intorno. Del resto, rispetto all'allontanamento, mi veniva in mente che lei parlava prima di questa rimozione del tema della morte dopo la seconda guerra mondiale, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale. Mi veniva in mente che il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, inizialmente da Einaudi era stato rifiutato, perché cioè, si voleva parlare d'altro. Era troppo. E quindi, ecco. Anche in Israele, cioè, che è paradossale questa cosa, ma anche in Israele, durante il primo periodo, insomma, dello Stato israeliano, da un lato si parlava della Shoah e del legame, in qualche modo, non era l'unica ragione per cui è stato costituito lo Stato di Israele, ma sicuramente quello ha funzionato come acceleratore, ma c'era un disagio dei reduci dei campi di concentramento nel parlarne, perché era troppo. Cioè, era difficile, ci è voluto del tempo perché si potesse raccogliere le testimonianze.
Grazie. Io direi che se lei è d'accordo, se non vuole aggiungere altro, possiamo chiudere qui perché è stata una conversazione direi molto ricca e approfondita. Grazie. E ci ha dato un sacco di stimoli e le siamo molto molto grati. Grazie figure, grazie a voi. Grazie a voi.